Spinge. Allora siamo a due emendamenti identici, 6.18, 6.51. I pareri sono contrari. Nessuno. Andrea Maestri. Andrea Maestri, deputato, prego. Presidente, sono molto dispiaciuto che la relatrice abbia annunciato parere contrario su questi emendamenti che sono di assoluto buon senso e direi necessari sul tema specifico trattato dal comma 7-quater. Sono emendamenti peraltro suggeriti dalla più autorevole associazione italiana che si occupa di diritto dell'immigrazione, l'ASGI. Semplicemente l'articolo 6,2 al comma 7-quater stabilisce che qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. La disposizione da una parte non è necessaria e dall'altra parte è rischiosa. Non è necessaria perché ai minori stranieri non accompagnati devono applicarsi esattamente le stesse norme previste per i minori italiani e quindi, nella fattispecie, la legge 184 dell'83, come peraltro richiamato anche dal primo articolo del testo di legge che stiamo discutendo. Dall'altro lato, poiché la norma non specifica qualora siano individuati familiari sul territorio nazionale, c'è il rischio che alcuni tribunali per i minorenni interpretino la norma, nel senso che tutte le volte che siano individuati familiari idonei non in Italia ma nel paese d'origine, il riaffidamento ai familiari in tale paese a seguito di rimpatrio assistito debba essere preferito al collocamento in comunità in Italia. Questa interpretazione violerebbe la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che impone una valutazione complessiva e olistica nel superiore interesse del minore. Vorremmo evitare quindi anche di alimentare un contenzioso. Purtroppo accadrà che finché la Corte Costituzionale non interverrà a dichiarare questa norma appunto in conflitto con la Costituzione perché in contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ci troveremo ad avere interpretazioni divergenti da parte dei diversi tribunali della Repubblica, con grave detrimento dei diritti fondamentali dei minori. La ringrazio, deputato Maestri. Allora, nessun altro interviene su questi due emendamenti? Sì, la deputata Piccioni voleva intervenire, prego. Grazie Presidente. Per chiarire il Sì. motivo per cui il parere a questi emendamenti è contrario, perché a nostro avviso sono limitativi del comma 7-quater. Nel comma 7-quater non si parla né di territorio né di fino a quanto grado relativamente ai familiari. Quindi nell'ultimo caso familiari, entrerebbe la definizione del codice civile che è molto più estensiva e aiuterebbe i minori a essere ricollocati anche presso zii, cugini, eccetera. Nel caso del territorio, noi non mettiamo limite dentro il territorio nazionale perché spesso l'esperienza ci dice che questi minori hanno invece parenti diffusi su territori stranieri rispetto al nostro, come in Germania o in altre nazioni della nostra Europa, e che quindi questo impedirebbe invece la loro ricollocazione, i ricongiungimenti che sono utili al loro interesse di minorenni.